Grazie signora Presidente, Ministro. Abbiamo due strumenti per combattere la crisi pandemica, ma anche la crisi economica, sociale, culturale ed educativa. Primo strumento, il piano vaccinale, rapido ed efficace, magari attivandoci e promuovendo, così come è scritto anche nella risoluzione, un'iniziativa per avviare la produzione di vaccini anche sul territorio nazionale. E dall'altra però contemporaneamente occuparci del rilancio di tutte le attività economiche, culturali, commerciali, di ristorazione, dello sport, del turismo, che da troppo tempo stanno soffrendo, con perdite ingenti di fatturato e di perdite di posti di lavoro. E di troppe realtà, lo dobbiamo ricordare, è stato anche detto da altri colleghi, che nel frattempo tante aziende non riapriranno più perché sono già fallite. È necessario quindi avviare un patto di convivenza tra la lotta al virus e la vita delle persone, così come è necessario un piano serio di programmazione tra tutela della salute e lavoro, tra tutela della salute e la scuola. Abbiamo la necessità di salvaguardare i nostri cittadini, certamente prima di tutto dalla crisi sanitaria, ma anche da quella economica. Ecco perché sono necessari ristori, o meglio, indennizzi rapidi, pari alla perdita reale del fatturato. In sostanza dobbiamo dare a tutte queste persone delle certezze. L'improvvisazione, gli stop and go del passato hanno creato solo paura e incertezza. Oggi è ora di parlare certamente, Ministro, come lei ha fatto, un linguaggio di verità, ma allo stesso tempo un linguaggio chiaro di aiuto, di sostegno a chi sta soffrendo di più questa crisi anche dal punto di vista economico e lavorativo. Così come ha detto la settimana scorsa in aula, qui in Senato, il Presidente Draghi. Ecco perché bisogna parlare di riaperture in sicurezza di tutti i luoghi della cultura, dello sport, del turismo, del commercio, della ristorazione. Sono settori che alimentano centinaia di migliaia di imprese e di lavoratori, sviluppano un'economia di miliardi di euro e sono essenziali per lo sviluppo sociale ed economico dentro e fuori dal paese Italia. Ecco perché le riaperture in sicurezza non sono più rinviabili ed è possibile farlo con protocolli e misure anti-Covid, ma lo dobbiamo fare presto. Quindi, Ministro, noi chiediamo certamente prima di tutto massima cautela nel monitorare l'evoluzione del quadro epidemiologico, anche a causa delle varianti, delle diverse varianti del virus. Ma allo stesso tempo dobbiamo promuovere un tavolo tecnico permanente di confronto con le regioni e le province. Io penso anche che dobbiamo fare di tutto, lo chiediamo da tempo anche come Italia Viva, di mantenere le attività scolastiche in presenza. Sappiamo quanto i nostri bambini, i nostri ragazzi hanno sofferto in questo anno. E quindi è necessario occuparci, e concludo, del benessere di tutti i cittadini, del benessere psicofisico di tutti i cittadini. La depressione, la solitudine, l'aumento dei farmaci e io aggiungo dei femminicidi e della violenza tra le mura domestiche sono tragedie che sono in continuo aumento anche a causa della pandemia e della crisi economica. Noi dobbiamo lavorare e ci dobbiamo impegnare anche per questo, perché accanto alla tutela della salute dobbiamo salvaguardare anche i tanti casi di violenza e di difficoltà economica che stanno scoppiando all'interno delle famiglie. Grazie. Grazie, senatore.